Pasolini era un amico di famiglia, amico di mio papà, tanto. E il primo incontro con Pasolini per me è indimenticabile. Io ho 14 anni, una domenica verso le 2:30 sono alla porta a Via Carini a Roma, dove stavamo da poco tempo, e c'è un giovane e chiede di professor Bertolucci. Io lo guardo un po', poi dico vado a vedere e chiudo la porta e lo lascio sul pianerottolo. Poi vado da mio padre e dico guarda c'è uno che ti vuole, dice che è un appuntamento, ma secondo me ha un'aria strana, potrebbe essere un ladro. Ma ti ha detto come si chiama? Ha detto sì, Pasolini. Ma come, un grande poeta, fallo entrare subito. Questo è stato il mio incontro primo con Pasolini. Poi, in questo devo dire che fui molto, insomma sono cresciuto in una casa piena di libri, si parlava continuamente di poeti, di poesia, meno di letteratura, poesia e cinema. Mio padre era stato un critico cinematografico. Pierpaolo qualche anno dopo scrisse una poesia intitolata A un giovinetto, dove lui racconta questo ragazzino la storia del suo fratello che parte partigiano con un libro di Montale e una pistola nella valigia e che poi sarà ucciso, credo, nelle foibe o roba del genere. E finisce con due versi su cui forse non sono precisissimo, ma quasi. Quel che tu vuoi sapere, giovinetto, finirà non chiesto, si perderà non detto. Che è molto bello, c'è questa specie di tristezza sull'impossibilità, proprio sulla coscienza che non chiesto e non detto, la coscienza di chi dovrebbe chiedere e chi dovrebbe spiegare. Parlava di qualcosa di molto doloroso per lui. E poi un giorno lo incontrai e mi disse, per un anno lui abitò con sua mamma a Via Carini, dove abitavamo. Mi disse, ah, sai, a te piace il cinema, io farò la regia di un film e tu farai l'aiuto regista. Dice, ma Pierpaolo, non sono mai stato su un set, non so come si fa. Ah, dice, neanche io non ho mai fatto niente, non so nulla. E infatti fu molto bello prima preparare il film, questi sopralluoghi in queste periferie della città dove ero mai stato e Pierpaolo conosceva molto bene, le borgate, Borgata Gordiani, il Pigneto, eccetera. E poi ogni giorno abitavamo nella stessa casa, salivo su la sua Giulietta e andavamo sul set. E Pierpaolo era silenzioso, ma a volte raccontava dei pezzi di sogni che aveva fatto. E poi vidi nascere un grande regista, lui che non era come me andato a vedere i film alla Cinémathèque Française, eccetera, eccetera, che come modelli non aveva i registi della Nouvelle Vague, ma la Giovanna d'Arco di Dre, quello era il suo modello, questi primi piani.
E io vidi nascere il regista, ogni giorno esplorava, poi un giorno disse facciamo una carrellata, io ebbi un'emozione perché lui faceva solo piani fissi. Il giorno in cui mise la macchina sulle ruote, io ebbi proprio una grandissima emozione perché andava un po' contro questo stile così assoluto. Lui diceva che voleva ricordare i primitivi toscani, queste teste di santi, che erano per lui le teste dei papponi, gli accattoni, che lui vedeva come così. Ma è nato quel regista ed è nato anche quest'altro regista. Ci sono dei momenti in accattoni, penso a quando passa il funerale, Franco Cicchi, incrocia il funerale, sembra un film di John, a me sembra un film di John Ford.